sedetevi comodi davanti al vostro PC o in poltrona davanti al vostro televisore e preparatevi per la serie di finale del 55esimo campionato italiano maschile di pallamano. Primo possesso di palla per la formazione campione di tagli in carica della Junior Fasano. In maglia bianca risponde in maglia verde la formazione del Brixen. Prova a manovrare con Bressanone schierato in difesa il Fasano, che trova anche la quarta rete. La coppia arbitrale, quindi può ripartire il Brixen. La finta di Olivera, trova l'arco giusto, blocca praticamente i tiratori scelti dall'una e dall'altra parte. Ancora Fasano in gol, 13-12 il punteggio. Sugli scudi soprattutto gli attacchi, un po' meno le difese, ma soprattutto Volarevic in difesa della porta di Bressanone. Quindi si resta sul 21-20 attualmente indicato a tabellone. Quindi sfugge via il pallone, può ripartire quindi Arcieri, ancora in palleggio Stefano Arcieri, in palleggio il tiro, il gol, gol numero segnalato il passivo. Angiolini, riparte De Oliveira che recupera palla tutto solo. De Oliveira, tiro, centro numero 11. 38-30, poco più di 7 minuti e mezzo al termine. Ancora Fasano quindi che riparte il giro palla, poi ancora il possesso di palla per la formazione Fasano. Al centro per il pivot, sfugge via, controlla quindi Volarevic che ripropone per i suoi. Stefano Arcieri in palleggio, ancora Arcieri, trova il varco per il tiro ed il gol. Palla che termina in fondo al sacco dopo aver sbattuto su palo alla destra del portiere di Leban e poi sulla traversa. E Brixen vince gara 1, 46-38.